Calderoli sembra un caterpillar, non si ferma dinanzi a niente e nessuno. L'autonomia delle regioni è un cavallo di battaglia della Lega e non intende cedere di un millimetro, tanto più che è nel programma di governo. Ha presentato una prima bozza, vorrebbe chiudere la partita nel giro di qualche mese, ma frenano tutti, a partire dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tanto più che sull'argomento si è espresso anche il presidente Mattarella, che qualche giorno fa dal Festival delle Regioni di Milano ha chiesto la garanzia dei diritti civili e sociali. Per fare questo serve definire i livelli essenziali di prestazione, i cosiddetti LEP. Proprio ieri, Maria Stella Gelmini, vice segretario di azione, ha detto chiaramente che al momento non c'è alcun finanziamento dei LEP, quindi la riforma non può andare avanti. Il caterpillar Calderoli però non si ferma e oggi pomeriggio sarà a Napoli per incontrare lo sceriffo De Luca. Un faccia a faccia quello tra il ministro e il governatore Campano che promette Scintille. Stasera al Graffio ci occuperemo proprio di questo. Vi racconteremo quello che è accaduto a Napoli e parleremo della riforma, su cui in realtà i governatori del Sud Emiliano in testa non sono del tutto contrari ma a patto che vengano definiti i lep. Emiliano stasera sarà nei nostri studi e sul tema si confronterà con i governatori di Sicilia, Basilicata e Lombardia, Schifani, Bardi e Fontana. In studio anche l'economista Gianfranco Viesti. Appuntamento alle 23.20 su Telenorba e TG Norba 24.